questo tema è un tema che i romani hanno ben chiaro proprio in relazione alla fede. Uno storico poco noto, ma importante, che ci è arrivato attraverso un riassunto, Pompeo Trogo, riassunto di Giustino, parlando di Solone dice: Solon vir justitiae insignis, insignia della giustizia, a te Solone, velut novam civitatem legibus compere. Solone non ha fondato il tempo, ma qui dice una nuova città attraverso le leggi legibus, guardate come torna questo topos, questo tema ricorrente, Atene viene rifondata con le leggi da Solone. Stessa cosa identica di là, pochi decenni dopo, Seneca, che lettera Lucilio dice Atenas Solon e Uiune fundavit. Non è una fondazione, Atene c'è già. È una rifondazione, consolidamento, diremmo noi oggi, dovremmo fundare, tra l'altro si presta anche l'idea del consolidamento, ma sempre attraverso questo motivo ideologico delle leggi. E questo è un po' il motivo che accompagna tutta la narrazione anche dei primi re. Passo indietro ulteriore rispetto a Tardino. I primi re, Romolo e Numa. La tradizione, anche se ci sono opinioni discordanti, vuole il Romolo, il re che fonda la città, che rappresenta la forza delle armi, che dà anche un ordinamento costituzionale, ma il re legislatore per eccellenza è Numa Pompilio, cioè il secondo re. Lasciamo stare insieme il distintivo o meno, questa è la proiezione che gli storici romani fanno della loro storia più remota. E questo fatto che Numa sia il re legislatore lo troviamo in un'altra discesa nell'Ade, che è quella che Virgilio rappresenta nel sesto libro dell'Eneide, quando Enea scende nell'Ade. Enea scende nell'Ade e vede, Enea è prima dei re, siamo nella logica dell'Eneide, Enea è prima dei re di Roma, ovviamente, è quello che fonda anzi la dinastia di Iulia. Bene, lui ha una premonizione, Enea, nell'Ade, e vede già i futuri re di Roma. A un certo punto vede Numa e dice: Numa primam qui legibus urbem fundabit, questo è il futuro, che fonderà la prima città, primam urbem legibus, ancora una volta. Non dice altro Virgilio, però maliziosamente, questo spesso viene dimenticato, descrive subito dopo lo stile, che invece di nuovo regoletto. E Virgilio dice: dopo Numa arriverà Tullus in arma, quindi con le armi, e dice: colui che ozia rumpet patrie, e cioè colui che infrangerà gli ozi della patria. E cioè che implicitamente un giudizio negativo su Numa Pompilio, perché finalmente arriva Tullo, Tullo Stilio, che riprende le guerre di conquista, perché Numa era re legislatore ma anche di pace. E infatti Roma non si era espansa durante il regno di Numa. Ha il merito di fondare la città sulle leggi, ma si ferma lì. Poi per fortuna arriva Tullo Stilio. Questa idea, questo giudizio negativo implicitamente su Numa, viene ribaltato completamente nel giro di pochi decenni. Perché? Perché l'Eneide viene fatta per esaltare, come sappiamo, Augusto, l'ideologia augustea e il nuovo principato, nuovi assetti costituzionali. Ma Augusto, dopo che ha preso il potere, mette la pace come cavallo di battaglia proprio del suo principato, cioè il valore della pace non proprio in sé, la pacis, che ancora possiamo vedere. E l'idea della pace dopo le guerre civili, fratricide. E allora Romolo viene un po' messo da parte, per il semplice motivo che Romolo sì, ha fondato la città, ma è anche fratricida, lo dice quello Orazio,
famoso brano delle sue opere, Roma viene un po' messo da parte e viene recuperato a pieno titolo numero. Re registratore torna, in questo caso sono le metamorfosi di Ovidio, e contemporaneamente è Numa quello che aprirà la strada al regno di pace e di progresso di l'età dell'oro recuperata da Augusto. E questo ci porta ad Augusto in quanto tale. Augusto Ruggero. Spero quanto prima di leggere il recentissimo affresco di stampa, volume di Luciano Campo al proprio suo Augusto, il Dio Augusto, se no. Figlio di Dio, figlio di Dio. No, ha a che fare il Dio da quello che sto per dire. Perché Augusto entra involontariamente nella politica sulle leggi. Involontariamente, perché? Siamo il 13 ottobre del 54 d.C. Ricordate perché mi ha compiato. Il 54 d.C. L'imperatore Claudio è appena morto e viene proclamato imperatore Nerone, che ancora non è diventato quel mostro. Il precettore di Nerone è Seneca. E Seneca, con ogni probabilità, scrive per Nerone l'elogio funebre finto dell'imperatore Claudio. In italiano il titolo dell'opera viene stato chiamato l'apoteosi negata, apocloclintosis, apoteosi negata. È un poemetto satirico pesantissimo contro l'imperatore Claudio. Seneca lo consegna a Nerone affinché sia Nerone a declamarlo, così pare, tra gli sghignazzi generali della folla. E in questo momento la trama è semplicissima. Gli imperatori normalmente vengono assunti, tra virgolette, in cielo, come divi, cioè come dei. Augusto c'è già. E c'è il consenso degli dei che devono decidere se assumere anche Claudio o meno. E Seneca, questa opera da grande lezione di stilistica, perché mischia citazioni altissime con un linguaggio popolaresco e con diciamo gli dei che si chiamano tra loro patres conscripti, come i senatori, Giove che sta prendendo l'Alzheimer perché ha perso la memoria, insomma, è una cosa del tutto satirica. Ad un certo punto, mentre stanno per votare se assumere il veleno in cielo, Claudio si alza Augusto. E Augusto dice: sapete che in tutti questi anni io non sono mai intervenuto, quelli non vi ho rotto la scatola sino adesso. Ma ora non posso tacere, perché io non ho fatto tutto quello che ho fatto quando ero in vita per vedere poi beatificato l'imperatore Claudio. E dice: avrei portato la pace terra mariquea, e va la pace, avrei fatto cessare civili a bella le guerre civili, e poi dice: avrei fondato la città sulle leggi, leggi urbe fondali, punto di domanda, avrei fondato la città sulle leggi. E cioè, ancora una volta, ma in un contesto completamente diverso, Augusto si ripropone come rifondatore della città. È vero, che cambia completamente il paradigma istituzionale. E allora il tema delle leggi è quello che viene impiegato nel momento in cui, diciamo, all'origine i romani percepiscono i greci, Solone, come colui che ha fondato la città sulle leggi. Poi ritornano le leggi con la legge del dodicitale. Quindi cambiamento costituzionale e fondamento nuovo della città,
torna ancora Augusto, che ancora una volta modifica gli assetti, radicalmente, gli assetti costituzionali, ma lo fa, legge, ancora una volta usando il mito della legge. Vado a chiudere. Gian Battista Vico ha scritto tante cose interessanti, ma su questo tema delle leggi ha scritto una frase memorabile, e cioè: i deboli vogliono le leggi. Si sta riferendo all'antichità di Roma, ecco. I deboli vogliono le leggi. Benissimo. I potenti le ricusano. Gli ambiziosi, per farsi seguito, le promuovono. E cioè si mettono a capo dei deboli per fare le leggi. Ma attenzione, e qui arriviamo ad Augusto, i principi, per eguagliare i potenti con i deboli, le proteggono. Cambia tutto con Augusto, anche il paradigma della legge come elemento fondatore della città è in una chiave completamente diversa. È la legge che parifica tutti, perché tutti sono nel frattempo diventati sudditi. E Augusto deve appunto parificare, come dice Vico, i deboli con i potenti. E è un paradigma che attraversa tutta la storia di Roma, di sicura provenienza greca, ed è per questo che io voglio chiudere in maniera un po' provocatoria. Creonte ha ragione da me. Nel senso che il diritto di resistenza ricordato da Canfora prima, la legge di natura, tutte cose che vengono elaborate molto dopo questo quinto secolo fondativo, molto dopo. Nel quinto secolo il contrasto è tra la legge scritta e la legge non scritta. La legge scritta è quella che garantisce l'eguaglianza, la legge non scritta è applicata dai potenti che possono fare quello che il tema del diritto dov'è? A non rispettare una legge ingiusta è un tema che appare quando la legge ormai è consolidata, quando tutti quanti danno per scontato che la legge ci sia, che sia scritta, che sia pubblica, che sia conosciuta e che sia celebre. A quel punto si inizia a distinguere tra leggi giuste o ingiuste, quindi ingiuste c'è appunto il diritto di resistenza. Tuttavia, chiudo con questa citazione, già i romani, quando il concetto di legge è consolidato, e quindi non c'è più il tema scritta o non scritta, legge di una fisse in tutte le province, scolpite, conoscibili, già i romani iniziano a porsi un problema, che è quello che verrà poi sviluppato, diciamo, dal 1600 in avanti, che è questo. Panegirico di Traiano, di Pino, il giovane vive a cavallo tra il primo dopo Cristo e il secondo secolo dopo Cristo. Scrive quest'opera encomiastica nei confronti dell'imperatore Traiano. Tra le altre cose, l'imperatore Traiano aveva ristretto a casi limitatissimi il tema della delazione, e cioè precedentemente chiunque voleva fare una relazione, Durzi ha rubato, Durzi si è messo in terra i soldi pubblici della sua veramente, e gli veniva immediatamente la delazione, funzionava come una regolare accusa. Plinio, che dà ragione a Traiano, dice che è una cosa barbarica la delazione, la spia, e dice: hai così, ci parlo direttamente in italiano, hai così tu, imperatore, tagliato un male intestino, quindi interno dell'impero, evitando, attenti, evitando che la città fundata legibus eversa legibus videtur, e cioè per evitare che una città che era stata fondata da leggi venga travolta da altre leggi. È appunto l'annuncio del tema di leggi che possono anche sbagliare e per le quali è giusto e in qualche caso doveroso opporsi.